Ciao a tutti e bentornati. In questo video andiamo a vedere il discorso dei filtri da applicare alle query. Quindi andiamo a vedere come filtrare le informazioni ottenute dal database prima di proporle poi al motore dei template per la pubblicazione nelle nostre pagine web. Per farlo, dato che l'argomento è piuttosto complesso perché si intrecciano diversi temi tra cui come mettere i link correttamente generati dinamicamente all'interno delle pagine, come generare le query, come filtrarle, ci sono un sacco di opzioni. Cerchiamo di affrontarlo nella maniera più semplice possibile. Spero di essere in grado di spiegarlo in maniera chiara e pulita. Per farlo, dividiamo il video in due parti, poi vediamo se viene troppo lungo, lo spezzo proprio in due video, altrimenti è un video solo in due parti. Nella prima parte consolidiamo quanto visto nei due video precedenti, cioè il discorso delle choices, quindi le scelte possibili. Lo consolidiamo inserendo una nuova scelta all'interno del nostro modello che useremo come scusa per appunto inserire il primo concetto di filtro. Questo senza andare a modificare per ora i template, se non in minima parte. Nella seconda parte del video invece o nel seguito andiamo invece a fare qualcosa di un po' più impegnativo, quindi cerchiamo di utilizzare la lista di categorie esistenti che abbiamo inserito nei video precedenti per generare delle chiamate a delle pagine specifiche che filtrano i contenuti per categoria. Questo comporterà sia una modifica degli URL in modo da ottenere, tra virgolette, le chiavi di ricerca da passare alle views, e nelle views fondamentalmente andremo a utilizzare queste chiavi di ricerca per filtrare nella lista degli articoli ottenuti dal database. Va bene, c'è parecchio da vedere, quindi partiamo subito. Allora, in prima battuta facciamo una piccola, leggera miglioria, velocissima, una cosa da poco, per far sì di poter navigare poi comodamente nel nostro sito di prova per evitare di perdere tempo inutilmente. Al momento avevamo collegato la navbar provvisoria per fare in modo di mandarci a una pagina, fondamentalmente, che è la pagina della lista degli articoli, che è quella che poi andremo a modificare. Infatti, cliccando sulla navbar mi manda a una pagina di lista articoli. Purtroppo, però, da qua non abbiamo modo di tornare all'home page. Sì, possiamo fare freccia indietro, sì, possiamo correggere lo URL, però per comodità e per velocità sarebbe più semplice avere un link diretto all'home page, che potrebbe essere il titolo, per esempio. Quindi adesso andiamo a modificare il titolo per fare in modo di avere un rimando diretto all'home page, che ci tornerà utile appunto per fare le prove di navigazione del sito. Per farlo, molto semplicemente, dobbiamo andare a prendere quello che è il template di pagina. Se vi ricordate, abbiamo fatto un template strutturato a blocchetti chiamati parziali, quindi dal template base andiamo a caricare tutti i singoli blocchetti. Se vi ricordate, il template è diviso in macro blocchi, che sono la header, il body e il footer, fondamentalmente. Nell'header, a sua volta, ci sono altri blocchetti, che sono il blocchettino header top e il blocchettino header nav, che è quello che modificheremo nella seconda parte del video. Nel blocchettino header top abbiamo quello che ci serve, cioè il titolo. Quindi andiamo a cercare parcels e header top. Eccolo qua, cerchiamo la scritta large che è qui, che è dove c'è il nostro titolo centrale. Lo chiamiamo, tanto per dirne una, my blog, tanto per mettergli una personalizzazione, chiamatelo come volete, non è importante. E nel campo, nell'opzione href, che è dove dobbiamo andare a inserire il link, dobbiamo andare a inserire un tag particolare che ci permette fondamentalmente di tornare alla home page. Non ricordo se nei video precedenti avevamo già visto qualcosa del genere. Comunque il tag è piuttosto semplice. Usiamo allora intanto il solito schemino per cui dobbiamo inserire le parentesi graffe e percentuale percentuale. Quindi il classico tag da template che si apre con graffa percentuale e si chiude con percentuale e parentesi graffa.
all'interno di questo tag dobbiamo andare a inserire una parola chiave che è URL, che va a indicare al motore di interpretazione dei template che stiamo inserendo un indirizzo. Questo indirizzo non lo metteremo in forma esplicita perché tutto il sito è dinamico, lo chiameremo per nome. Questo vuol dire che l'indirizzo che stiamo chiamando deve avere un nome. Cosa vogliamo chiamare? Vogliamo chiamare l'home page. Andiamo a vedere un attimo il file URLs di landing page, quindi applicazione landing page, URLs, file urls.py. La nostra home page non ha un costrutto particolare piuttosto semplice, ha questo nome che non mi piace neanche un po', infatti è un retaggio di tutti i video precedenti, possiamo togliere la riga commentata che non ci serve più, era un esempio, e possiamo togliere anche l'underscore che serviva a dividere appunto la doppia scelta. Chiameremo la nostra home page semplicemente landing page e questo è il nome che dovremmo andare a chiamare. Quindi, salviamo, poi ho fatto la modifica, torniamo a header top dove ho modificato il titolo e dopo URL andiamo a inserire il nome dell'applicazione che andiamo a chiamare, che è landing page, perché vi ricordate quando abbiamo creato l'app iniziale l'abbiamo chiamata landing page, quindi nome dell'app, due punti che sta a indicare all'interno di questa app che cosa dobbiamo chiamare per nome e abbiamo visto che in URLs il nome da chiamare. Ops, ho sbagliato URL, questo URL di landing page, c'è da chiamare un'altra volta landing page. Quindi, landing page, due punti, landing page. E salviamo. Ora, ricordatevi di avere un terminale, ricordatevi di avviare il nostro virtual environment per lavorare in un ambiente protetto e sicuro. Avviamo il nostro server come al solito, quindi con Python manage.py run server. Una volta avviato, vediamo se ci sono o non ci sono errori dovuti alle modifiche che abbiamo fa appena fatto. Per il momento sembra tutto ok, vediamo se funziona. Andiamo alla pagina. Dobbiamo fare un F5 per far sì che venga ricaricato il template con le modifiche che abbiamo fatto e vediamo che appena ricaricato abbiamo subito un errore. In realtà questo errore è piuttosto semplice. Ci avvisa, l'ho lasciato, forse era meglio se lo dicevo prima, era più credibile, però il concetto è, l'ho lasciato apposta per vedere questa casistica perché finora non l'abbiamo vista. Quando chiamiamo per nome un'applicazione e identifichiamo un'applicazione, scusate, un indirizzo e lo identifichiamo tramite il nome di un'applicazione, dobbiamo garantire che questa applicazione sia presente, tra virgolette, visibile al sistema. Nel nostro caso non è così. Ci siamo dimenticati di specificare qual è il nome dell'applicazione, perché non è scontato, non è dovuto solo perché l'abbiamo creata dandogli questo nome. Se vi ricordate, questo gioco l'abbiamo già fatto appunto per la seconda applicazione che abbiamo inserito, che è Articles. Infatti, in Articles, per poter chiamare poi gli URL per nome, in URLs di Articles siamo andati a inserire appname uguale a e il nome dell'applicazione. Questa variabile è proprio il nome che viene cercato. Quindi noi andiamo a prendere questa variabile dobbiamo inserirla tale quale anche in landing page, dove non c'è ovviamente l'app, si chiamerà landing page. Quindi appname landing page, name dello URL landing page. Salviamo, torniamo qua, F5. Cosa ho sbagliato adesso? Ullala, mi sa che ho fatto allora un errore più stupido per andare un po' di corsa. Allora, con calma, vuol dire che in qualche modo il template non sta interpretando correttamente il percorso che abbiamo inserito appunto nel template. Andiamo a vedere quindi la modifica che abbiamo fatto al file headertop.html e sì, ho dimenticato di mettere gli apici intorno al percorso, chiedo scusa, eccolo qua. Quindi quando inserite il tag, la parte che va a chiamare l'indirizzo, quindi applicazione due punti nome dell'indirizzo, deve essere racchiusa tra apici, me l'ero completamente dimenticato. Quindi salviamo, in teoria vediamo se abbiamo risolto, F5 e così funziona tutto. Ora, giusto per far vedere la differenza, se torno in URLs di landing page e commento appname landing page,
torno qua, F5, e mi torna ancora a dare un errore. Fondamentalmente, landing page is not registered namespace, che in realtà è più specifico infatti del messaggio d'errore di prima, ci dice guardate che landing page non è un namespace registrato proprio perché ho tolto temporaneamente upname. Adesso rimettiamo upname. Questo era per far vedere che l'errore di non aver messo l'upname era indipendente dall'errore di non aver messo gli apici qua, quindi ho fatto due errori in un colpo solo, mannaggia, mannaggia. Allora, F5 e ci siamo. A questo punto in alto alla pagina abbiamo My Blog, se ci clicco sopra mi manda l'home page, quindi facciamo una prova, clicchiamo su una voce della navbar che ci manda alla vista in lista degli oggetti, degli articoli, clicchiamo su My Blog e torniamo all'home page e così funziona tutto correttamente. Ora, scusate se ho fatto un po' di confusione, mi sono dimenticato gli apicetti. Il passo dopo è inseriamo una nuova choices all'interno del nostro modello per testare e introdurre finalmente il concetto di filtri. Quindi andiamo su Models, Models ovviamente del nostro article, quindi questo in Articles Models. Una volta aperto questo file andiamo a vedere dove inserire la categoria. Io farei una cosa molto semplice. In realtà, quando si creano blog in Django o siti, diciamo che pubblicano articoli di vario tipo, anche solo delle riviste online o quello che è, c'è un campo che è un must, che in genere è sempre inserito. E noi non l'abbiamo messo finora proprio perché mi serviva poi come scusa. Il campo è il campo che indica se l'articolo è da pubblicare o è pubblicato o se è un draft o un work in progress. Questo fa sì di consentire agli autori di cominciare a scrivere, caricare l'articolo online, valutarne insomma l'inserimento pro contro, cominciare a comporlo, soprattutto se è un articolo lungo che richiede anche fotografie, link e altre cose, ci si può iniziare a lavorarsi senza che vada effettivamente online in pubblico. Quindi inseriremo proprio questa choice per far sì di poter filtrare gli articoli che abbiamo inserito tra pubblicati e non pubblicati. Ora, diciamo che andiamo a inserire qui in alto, come lo chiamiamo? Allora, potremmo chiamarlo una cosa che ho visto molto usata in genere è status. Quindi potremmo definire uno status composto da una variabile draft. Draft fondamentalmente vuol dire che è una bozza, quindi trattandosi di articoli mi sembra appropriato. Draft. E poi potremmo creare un'altra variabile che chiamiamo published. Vediamo se poi non va in conflitto con l'altro published che abbiamo all'interno del modello che è quello che mi contiene la data di pubblicazione fondamentalmente. Published uguale, ma non dovrebbe dare noie. Lo chiamiamo uguale, quindi published, ricordatevi gli apici, ok? Quindi draft e published. A questo punto status underscore choices, choices uguale, choices uguale, cosa ho scritto qua? Non è published, ok? In status choices bisogna aprire le parentesi tonde perché dobbiamo fare una lista in cui abbiamo delle coppie, quindi altre parentesi tonde, e queste coppie sono costituite da chiave valore che sono fondamentalmente la chiave è le variabili che abbiamo definito poco sopra, quindi draft, ad esempio, virgola, il valore che sarà la forma verbale con cui vogliamo visualizzarlo, quindi draft, virgola, ancora parentesi, e sarà published, virgola, e tra apici published, così. Perfetto. Salviamo e abbiamo
la nostra lista di scelte. A questo punto dobbiamo creare un campo apposito. Il campo si chiamerà status, lo metteremo, possiamo metterlo in fondo o all'inizio o in fondo, poi scegliete voi dove volete farlo comparire poi nel modello. Per il momento lo mettiamo qua in alto, lo chiamiamo appunto status e lo creiamo come models, sì, models punto char field, perché è una stringa di testo, quindi char field con una max length di diciamo 10, no, stiamo sulla stessa riga. Poi choices, andiamo a mettere appunto status choices, che è quello che abbiamo appena creato, la lista che abbiamo appena creato, e dobbiamo anche dare un default, perché vi ricordate che ogni volta che andiamo a modificare i campi di un modello vuol dire aggiungere una colonna, o modificare nel senso che in questo caso abbiamo aggiunto un field. Ogni volta che aggiungete un field a un modello vuol dire che andate ad aggiungere una colonna al database. Questa colonna non può essere creata vuota, almeno non con le opzioni di default. Mettendo un'impostazione di default alla voce che stiamo aggiungendo, facciamo sì che la colonna nuova venga già riempita con dei valori nel database. In questo caso noi metteremo published. Okay. Così tutti gli articoli che fondamentalmente verranno inseriti, o meglio, tutti quelli che sono già presenti in cui verrà inserita la colonna compariranno già come published, mentre sarà anche il valore di default per i nuovi articoli che inseriremo. Quando un articolo non è finito, basta dal menu a tendina andare a selezionare draft per lasciarlo in sospeso. Questo è il concetto. Benissimo, abbiamo fatto questa modifica, abbiamo salvato. Ora, se interrompiamo il nostro server di sviluppo, facciamo Python manage make migrations. Perfetto, vedete che viene creata una migrazione dove si aggiunge un field status e al campo article. E viene anche cambiato il field category. Probabilmente abbiamo fatto qualche modifica la volta scorsa senza migrarla, non me lo ricordo. Va bene, fatta la migrazione si fa Python manage.py migrate. Ecco fatto. La migrazione è stata applicata al database senza errori. A questo punto nel nostro modello abbiamo disponibile lo status. Andiamo a controllare. Quindi andiamo sul sito admin sul sottosito admin del nostro progetto pilota. Vediamo la nostra lista di articoli, andiamo a prenderne uno qualsiasi. Ops. Ah, non ho fatto ripartire il server, chiedo scusa. Allora, Python manage.py run server, perfetto, ricarico la pagina, ecco qua. Come vedete è comparso sopra category una nuova riga che è status, è comparso qua in alto perché abbiamo messo come prima variabile nella classe status. Se non vi piace qua in alto, volete spostarlo in un altro punto della pagina, basta solo che lo spostate qui dentro. Ora, Published, possiamo scegliere Published o Draft, e questo automaticamente definirà se l'articolo è completo o non è completo. Adesso arriva il momento finalmente del filtro, cioè dobbiamo andare a filtrare in modo che vengano visualizzati solo ed esclusivamente gli articoli pubblicati e non quelli in draft. Come facciamo? Dobbiamo andare ad agire ancora sulle views stavolta, views di articles. Quindi nella views di articles, dunque, dove c'è il get context data che avevamo predisposto in precedenza lasciandolo fondamentalmente vuoto, è il momento finalmente di iniziare a fargli compiere qualche azione. Vediamo un po'. Direi che la cosa più semplice è fare così. Creiamo una lista chiamata articles. La mettiamo uguale a che cosa? A una query. Adesso vediamo una query fatta ovviamente a
al nostro database dove vogliamo recuperare tutti i nostri articoli. Per chiamare gli articoli, ovviamente dobbiamo chiamarli col nome che gli abbiamo dato in models degli articoli, models. Li abbiamo chiamati article. Per poter chiamare article, ovviamente, devo prima importarlo all'interno del file views. Quindi, allora, qui facciamo from. Abbiamo due possibilità, o mettiamo il percorso dinamico, quindi iniziamo col punto. Ah, ma c'era già, chiedo scusa, non l'avevo visto. Eccolo qua. From.models import article, giustamente l'avevamo importato per utilizzarlo come modello. Quindi non c'è da fare nessun import, è già presente. Quindi articles, possiamo brutalmente creare la query utilizzando article.objects. Allora, normalmente abbiamo già visto nella, poi andiamo a rivederlo nell'home page, nella landing page, abbiamo utilizzato punto all. Questo fa sì di tirar su tutti gli articoli appartenenti a questa categoria di oggetti. Andiamo a vedere un attimo models della landing page. No, non è, scusate, views della landing page, eccolo qua. In views della landing page, infatti, chiamavamo articles.object.all e questo ci dà la lista completa di articoli che venivano pubblicati fondamentalmente nella pagina. Ora noi invece vogliamo andare a filtrarla, quindi nella view di articles andiamo non a utilizzare all, ma iniziamo a introdurre il concetto di filter. Filter. Poi andiamo a vedere tutto questo anche nella documentazione ufficiale. Allora, fondamentalmente quello che noi facciamo è filtrare la query in base a che cosa? A una chiave di ricerca. La chiave di ricerca sarà uno dei field che abbiamo inserito nel modello. Nel nostro modello di article abbiamo inserito status, che è il field su cui abbiamo fatto queste scelte. E noi useremo proprio status come field per filtrare la query. Quindi filter status uguale. A che cosa? Noi vogliamo che la query restituisca solo gli articoli pubblicati, quindi status deve essere uguale ovviamente a published. In questo modo abbiamo fondamentalmente una selezione, ecco, scusate, non mi veniva, una selezione all'interno della lista completa degli articoli in cui solo esclusivamente quelli che hanno status uguale a published vengono presi in considerazione, mentre quelli che hanno un valore differente, ad esempio draft, vengono scartati. Ok, cosa dobbiamo farci adesso della nostra lista? Beh, nient'altro che replicare quanto già fatto nella landing page. Se vi ricordate, questo articles era stato messo in un context, in questo caso l'avevamo messo in articles list fondamentalmente, e tra l'altro lo stesso filtro, la stessa query la andremo a applicare anche qua. Perché? Perché anche nell'home page non vogliamo che vengano pubblicati articoli in draft. Quindi semplicemente ci copiamo questo context tale e quale dentro qui, in modo che andiamo a mettere, l'avevamo chiamato articles list forse qui. Vabbè, articles list in questo caso era un filtro, diciamo, sugli articoli disponibili per visualizzare solo. Togliere i primi tre fondamentalmente perché c'erano il banner e gli highlights. Invece nella vista articoli noi qui li pubblichiamo tutti, quindi in questo caso possiamo mettere direttamente articles e salviamo. Facciamo già che ci siamo anche la modifica alla landing page, quindi dobbiamo applicare il nostro filter. Lo andiamo a applicare qui dove c'è punto all, quindi in views by di landing page, dove andiamo a scegliere gli articles, dobbiamo filtrare objects per punto filter status published. In questo modo anche qui andiamo a utilizzare solo gli articoli pubblicati. Va bene, le modifiche sono state fatte alle view, non c'è bisogno di fare migrazioni perché non abbiamo toccato il modello.
il server è già attivo e non riporta errori. Andiamo a vedere nella nostra home page F5 e non è cambiato niente, giustamente perché? Perché abbiamo messo come default ai nostri articoli published. Quindi se andiamo nel sito amministrazione, vediamo che il nostro articolo è published e così tutti gli altri published. Di conseguenza sono tutti pubblicati. Ora facciamo un esperimento. Diciamo che l'articolo 7 è ancora in draft. Quindi andiamo a prendere l'articolo 7, andiamo a trasformarlo in draft, salviamo, ok, torniamo nella home page, ricarichiamo. Vediamo cosa succede all'articolo 7, F5, l'articolo 7 è sparito. Adesso abbiamo i tre che c'erano prima in alto, ci sono ancora, ma la lista si ferma all'articolo 6 e l'articolo 7 non è più visibile. In questo modo abbiamo applicato il nostro primo filtro alle query. E questo è un meccanismo estremamente potente che ci permetterà appunto di selezionare a nostro piacere tutta una serie di informazioni per comporre la pagina, il contenuto della pagina a nostro piacimento. Ora andiamo a dare un minimo di riscontro a quello che abbiamo fatto nella documentazione ufficiale. Allora andiamo a scrivere nel campo ricerca filter. È un po' generica come chiave di ricerca, infatti abbiamo un sacco di scelte, ma sappiamo che cosa dobbiamo andare a cercare, perché fondamentalmente i primi due dicono custom template tags and filters o built-in template tags and filters, ma noi qui stiamo lavorando sui filter in una query all'interno delle view, non all'interno dei template, quindi non è sicuramente le prime due scelte. Lasciamo perdere per un attimo queste due che sembrano addirittura fuori tema, invece questa sembra interessante, making queries, che è esattamente quello che stiamo guardando. Quindi clicchiamo su Making Queries ed ecco qui la pagina che ci serve. Nella fattispecie a noi interessa qui nel menu di destra di navigazione della pagina, come vedete c'è Retrieving Objects, ossia ottenere gli oggetti. La parte saliente, diciamo, di tutto questo spiega un po' il concetto, vi consiglio di leggerlo e di metabolizzarlo bene. Fondamentalmente ogni modello ha un model manager, quindi un manager che gestisce appunto la transizione degli oggetti tra database e codice. Questo manager sì, è quello che si preoccupa di tradurre le query in realtà fondamentalmente. Il manager di default si chiama Objects ed è di fatto quello che stiamo utilizzando. Quando noi chiamiamo article.objects, stiamo chiamando il manager di articles, il manager di default di articles. Si possono anche creare altri manager personalizzati. Per esempio, potremmo creare addirittura un manager che restituisce direttamente solo gli articoli pubblicati senza bisogno di filtrarli. È un esempio, eh? Comunque, diciamo che utilizzando quello di default si utilizza Objects. E come vedete, per ottenere tutti gli oggetti si utilizza quello che abbiamo già fatto, ossia appunto all, che è quello che era utilizzato fino a poco fa nell'home page del nostro progetto pilota. Quando invece bisogna andare a recuperare specifici oggetti, bisogna utilizzare dei filtri. I filtri, i più utilizzati, più conosciuti, più diffusi sono filter, che è quello che abbiamo appena messo in pratica, utilizzando filter, parola chiave, con un argomento specifico che deve essere uno dei field del modello su cui vogliamo applicare il filtro, con il valore che deve essere il filtro da applicare. Oppure exclude. Exclude funziona nello stesso identico modo. Per esempio, noi avremmo potuto scrivere la stessa identica cosa, per fare un confronto aggiungo temporaneamente una riga, poi la togliamo. Questo poteva essere exclude. Vedete, exclude vuole lo stesso tipo di argomenti, qui non è chiarissimo, però il concetto di fondo è, si scrive exclude, si passa sempre un field e si dice in questo caso draft. Quindi queste due righe, ops, dovrebbero portare allo stesso identico risultato. La prima prende tutti gli oggetti e li filtra per pubblicati. La seconda prende tutti gli oggetti ed esclude i draft. Il risultato dovrebbe essere il medesimo. Ora cancelliamo questa che sennò crea confusione. Quindi filter ed exclude sono sicuramente i meccanismi che utilizzerete più spesso per filtrare le query. Non sono gli unici. E tra l'altro gli argomenti stessi che passate a filter ed exclude sono molto interessanti perché possono essere composti dinamicamente in maniera
ma insomma, dal mio punto di vista quasi incredibile. Comunque, l'esempio qua sotto è molto interessante. Noi abbiamo nel blog, questo magari non lo staremo a fare insieme, ma vi consiglio di provare a farlo come esercizio dopo la seconda parte del video, quando avremo visto come personalizzare la navbar. Potete applicare la stessa identica tecnica per creare delle liste basate sulla data di pubblicazione. Per esempio, la data di pubblicazione potete fare qui ad esempio un elenco per mesi o per anni, guardate la documentazione ufficiale, vi fa vedere come può essere applicato. Ovviamente nel caso loro l'oggetto si chiama entry, non article come il nostro, e nella loro entry c'è dentro un field che si chiama pubdate. Noi non abbiamo pubdate, ma abbiamo models, abbiamo published. Quindi voi potete usare Published e fare filter, tra parentesi, Published. Guardate bene questo costrutto che è interessante. Underscore, underscore, year. Vuol dire che se questa cosa funziona solo se il field che state andando a utilizzare come filtro è un field di tipo date o date time. Perché? Perché è un tipo di variabile con una struttura ben nota. Questo tipo di variabile ha al suo interno dei campi che sono giorno, mese e anno e potete sfruttarli per il filtro. E si usa appunto il doppio underscore per accedere a un sotto campo del field che state utilizzando. Quindi in questo caso loro cosa stanno dicendo? Del field pubdate dammi year uguale a 2006 e voi potreste provare come esercizio a applicarlo sul vostro progetto pilota, ad esempio per filtrare mesi e anni qua, cliccando, poi ripeto, cosa succede quando clicchiamo lo vediamo a breve con la navbar, ma il meccanismo è lo stesso, e quindi andrete a chiamare un filter per published e qui sceglierete che cosa, month, year, eccetera, eccetera. È solo un suggerimento per un esercizio in più che si può fare. I filtri possono essere combinati in catena, altra cosa potentissima. Fondamentalmente potete andare a unire exclude e filter insieme. Ora non ho un esempio pronto da fare nel nostro codice perché non abbiamo abbastanza campi, diciamo, di questo tipo. Ah sì, no, proviamo a farlo con la categoria. Non siamo ancora pronti, però potremmo dire dammi tutti i filtri pubblicati, punto exclude e diciamo category, che era la categoria che abbiamo inserito nel nostro modello, quindi questa, dove abbiamo dentro le nostre scelte, dove category è, per esempio è tecnologia TC. Tecnologie TC, quindi qua category uguale a TC. Vedete, i filtri possono essere concatenati in questo modo e quindi potete fare filter.filter, exclude.exclude oppure filter.exclude come in questo caso e via dicendo, tutte le combinazioni che volete. Quindi potete progressivamente rifinire una ricerca utilizzando un filtro alla volta che si applica sul successivo. Quindi, insomma, è un meccanismo molto interessante, molto potente, vi permette di fare davvero tante cose e soprattutto delle selezioni accurate nella vostra query. Oltre a questo, vediamo se c'è qualcos'altro degno di nota o di spiegazione. Questi qui, leggeteli, vi sono più concettuali come... sono molto importanti, non è che li sto trascurando, però mi interessa più l'approccio immediato in questo momento. Ecco, quando invece dovete ottenere non una lista, ma un singolo oggetto, come si fa? Si utilizza il punto get. Il punto get a sua volta vuole ovviamente un argomento che sia il soggetto della selezione. In questo caso, ad esempio, utilizza la pk, che è l'ID univoco che viene attribuito ad ogni oggetto di default in automatico. Quindi qui ad esempio utilizza pk1 per recuperare dalla lista degli entry l'oggetto che è identificativo 1. Voi potete utilizzare per esempio uno slug per recuperare un articolo specifico o cose di questo tipo. Quindi abbiamo visto all, get, filter e exclude. In realtà ci sono anche altre
cose interessanti, un pelino più avanzate, vediamo se ci sarà tempo, vedremo anche quelle. Però diciamo che questi sono gli elementi di base e con questi si riesce a fare quasi tutto. Sono molto interessanti, però ripeto, non so come dire, le specifiche che si possono dare al filtro che si sta applicando, quindi il famoso doppio underscore, perché fondamentalmente con questo potete andare a ricercare in maniera mirata delle caratteristiche precise del field che state chiedendo. Qui c'è un altro esempio, ci sono come vedete tutta una serie di questi filtri che possiamo applicare, si chiamano field lookups, quindi fondamentalmente sono delle chiavi di ricerca all'interno del field. Il field lookup, come vedete, ce ne sono, scorretelo perché sono tanti, vederli tutti non ce n'è il tempo, però è importante. Come vedete, il costrutto è nome del campo, underscore, underscore, nome del lookup. Un paio di esempi sono pubdate, l'abbiamo visto prima, underscore, underscore, year, oppure pubdate, underscore, underscore, LTS, ricordo bene, LTS sta per less than o equal, quindi minore o uguale. Ah sì, che di fatto infatti viene tradotto in linguaggio SQL con un minore o uguale. Ancora abbiamo altri esempi, abbiamo exact, vuol dire se qualcosa corrisponde esattamente a quanto scritto, oppure iExact è come l'exact ma con la differenza delle maiuscole, nel senso che exact va a cercare la stringa di testo in cura, non mi ricordo, una delle due fa caso alle maiuscole, una delle due ignora le maiuscole e le minuscole. Ok, sì, qui c'è scritto case insensitive, quindi iExact non è sensitivo alle maiuscole, quindi non fa differenza se sono scritte maiuscole o minuscole. Invece questo qua, exact, fa differenza tra maiuscole e minuscole. Poi c'è contains, ad esempio, che serve a controllare se in un testo è presente una parola. E via così. Cioè, insomma, ce ne sono anche altre di lookup. Ad esempio, ci sono dei lookup che permettono di seguire delle relazioni tra i field. Qui fa un esempio dove c'è un. Doveva recuperare dalla lista degli entry fondamentalmente un altro oggetto che si chiama blog che ha un nome che si chiama Beatles Blog. Quindi fondamentalmente va a filtrare in base alla relazione il campo blog che ovviamente sarà collegato al campo entry cercandolo per nome. Quindi questi lookup possono addirittura spostarsi all'interno delle relazioni tra gli oggetti. Come vedete si possono anche concatenare, quindi addirittura entry avrà il campo authors in cui ci sarà il campo name, in cui ci sarà il filtro se è nullo o non è nullo, quindi is null è un altro ancora. Ce ne sono davvero tanti. Leggetevi un po' questa pagina e comunque sul lookup filter è un argomento piuttosto vasto, più ci navigherete dentro e più ne scoprirete, imparerete a utilizzarli. Per il momento noi ci limitiamo, come abbiamo già detto, a guardare i principali, quelli i più noti, i più conosciuti e i più utilizzati, che sono, come abbiamo detto prima, filter, exclude e get. Va bene, diciamo che finiamo qui la prima parte del video, quella che ci ha permesso di introdurre il concetto dei filtri. Adesso, nella parte seguente, andremo a modificare la nostra navbar sulla base della lista di categorie che abbiamo creato nei video precedenti e faremo in modo di modificare anche i template e le view per filtrare le query e puntare alla pagina di lista di oggetti filtrata.